Buonasera a tutti, ben ritrovati qui a Good Night Milano. Oggi è mercoledì 10 aprile, siamo qui per un'altra puntata del nostro speciale Municipi. Questa sera Municipio 6, perché anche oltretutto nel caso è venuto nel sesto appuntamento del nostro speciale Municipi, il Municipio 6. Siamo qui con il presidente del Municipio 6, Santo Miniti. Buongiorno, benvenuto, grazie mille di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti. Municipio 6, allora, noi iniziamo sempre le puntate sui municipi, ricordando appunto che insomma i municipi di Milano sono 9, sono importanti perché insomma sono il primo tassello che ci unisce alla municipalità, al comune centrale e tutto, ma ricordiamo un po', il municipio 6 dov'è e di che tipo di municipio stiamo parlando? Allora, il municipio 6 si estende più o meno dal Naviglio Pavese, il confine è il Naviglio Pavese, l'altro confine grosso modo è la linea rossa che va verso Bisceglie, quindi Bisceglie è l'altro vertice e la Darsena è il nostro vertice centrale, quindi in sostanza da Famagosta a Bisceglie alla Darsena siamo quel triangolone che comprende quartieri molto eterogenei tra loro, quindi abbiamo per esempio il quartiere della Barona da un lato, quartiere del Giambellino che poi anche diciamo, si differenzia molto andando verso Bisceglie, cambia molto il tessuto urbano e sociale, e poi andando verso il centro abbiamo invece il quartiere della Moda che oggi in questa settimana è al centro delle attenzioni direi un po' di tutto il mondo con la Design Week e il Sì, Fuorisalone. Tortona, Savona, quelle zone lì, Esatto, no? e arriviamo poi a tutta l'area dei Navigli che è centrale per vari aspetti, sia turismo, sia movida, sia anche cultura, artigianato, con dei punti di criticità come ad esempio Via Gola che tutti conosciamo, che è molto famosa nella cronaca milanese. Adesso è stato anche il titolo di una canzone è diventato ultimamente Via Gola. Ho visto, ho Quindi visto. insomma, Sì. devo dire che insomma, come cosa fa una bellissima pubblicità al Municipio 6 Ah, comunque. sì. Ma sì, parlano di Loventeggio, parlano di Via Gola, parlano delle 14 che va a Giambellino. Insomma, dovete dargli la targa della cittadinanza Assolutamente, onoraria del assolutamente. Municipio 6, Ambasciatore del ambasciatore del Municipio 6 Municipio nel 6. mondo. Piazza 24 Maggio è il Municipio 6? Piazza 24 Maggio, in realtà è appena Municipio 5, Ah, siamo al ok, no, perché confine. ho fatto Noi una canzone su finiamo quello, dove. Allora non gli daremo la cittadinanza onoraria. No, finiamo dove finisce l'acqua in dove realtà. Il finisce nostro l'acqua? confine è Ecco, l'acqua. l'acqua della Darsena è roba vostra. L'acqua della Darsena è Ok, roba nostra. insomma, sono tanti temi appunto che possiamo affrontare questa sera con il presidente del Municipio 6, anche perché appunto è un municipio vasto, un municipio popolato, molto popolato, che appunto diceva porta come tutti in realtà comunque i municipi di Milano tante diverse facce. Io non so dove iniziare, so che i temi sono veramente tanti. Visto che parlavamo però un confine è quello della metro rossa, no? Che rimane il confine. Fra poco avrete un'altra metro nel vostro municipio. Forse siete uno dei municipi più impattati Sì, dai lavori e sì. chi ne trarrà poi più benefici poi alla fine dei lavori, Assolutamente. immagino. Allora, Metropolitana 4 che si estenderà dall'aeroporto di Linate passando per il centro da San Babili arriverà fino in San Cristoforo, quindi stazione San Cristoforo nel cuore del quartiere popolare del Giambellino. 21 km se non ricordo male il totale della linea, quindi una linea molto importante che prevede una quantità molto importante di passeggeri nel corso degli anni e quindi tutta una serie di benefici dal punto di vista, da un lato, di rivalutazione degli immobili e quindi rivalutazione anche del tessuto commerciale di un intero quartiere, che è il quartiere che si estende, diciamo, lungo la Lorenteggio e la Foppa, e dall'altro anche diciamo, un importante, siccome oggi per fortuna va un po' più di moda di quanto non fosse in passato, il tema ambientale anche dal punto di vista dell'impatto sulla riduzione del traffico, dello smog e di tutti i problemi connessi alla viabilità automobilistica. Quindi sicuramente un intervento molto importante che, come tutte le grandi opere, genera ovviamente qualche Insomma, difficoltà e qualche sono stati criticità. anni e saranno ancora, ahimè, qualche annetto ancora Sì, di grosse difficoltà. mi viene da dire che la parte più critica ce la siamo lasciata alle spalle. Abbiamo avuto un periodo anche abbastanza importante di difficoltà di viabilità sulla Lorenteggio, che è un'arteria molto importante per noi. Oggi non possiamo dire che sia tutto risolto, perché ovviamente ancora i cantieri ci sono e sono presenti, ma abbiamo iniziato a fare alcune piccole restituzioni. Viabilità locale riaperta in via Foppa, via Ah, Lorenteggio a importante doppio anche poi per tutte senso. le attività commerciali che insomma si sono trovate un po' chiuse dentro questo Sì, cantiere, un po' barricate, no? assolutamente sì, comprendo la difficoltà, diciamo che sono stati messi anche
in campo alcune azioni da parte del Comune di Milano, alcuni bandi per aiutare e sostenere le attività in difficoltà, con tutti i limiti della burocrazia e delle leggi che ben conosciamo, quindi i soldi puoi dare solo per alcune cose, gli investimenti sì, le spese ordinarie no, insomma, quindi abbiamo anche noi delle regole a cui attenerci, però lo sforzo è stato fatto e mi viene da dire molto più che in passato, per la metropolitana 5 che è stata costruita in epoca, permettimi di entrare un po' nell'agone politico, in epoca Moratti erano stati stanziati circa 1,5 milioni in totale di euro per come diciamo interventi di mitigazione. Il Comune di Milano oggi fa molto molto di più, non è ancora abbastanza, all'epoca pre-Expo, quindi non è ancora anni diversi, e forse Milano, Milano aveva meno risorse, aveva meno risorse, Expo ci ha dato una mano anche all'Expo, e grazie a quello che abbiamo imparato da quello che non si doveva fare con la linea 5, per fortuna si è imparato a fare meglio con la linea 4, chissà poi per un giorno con la linea 6 cosa faremo a quel punto. La linea 6 secondo me in realtà c'è già e va solo sviluppata, il passante ferroviario è questa, sì, diciamo una linea che di fatto ha una può funzionare, ha una grande potenzialità. Se immaginassimo un passante che realmente passa ogni 10 come minuti e fa il giro di Milano, come se fosse una grande circonvallazione su rotaie, ci darebbe una grande mano. Il presidente Minniti è anche un bravissimo assist man, perché insomma mi parla appunto di passante ferroviario, e quindi passiamo a parlare invece di scali ferroviari a questo punto. Benissimo. Il municipio 6 ne ha ben due. Ne ha ben due, di cui uno in questo momento è anche già in movimentazione, diciamo, perché appunto l'M4 arriverà poi nell'area di San Cristoforo a fare da capolinea. Vediamo, poi sappiamo che insomma Bucinasco sta chiedendo un leggero allungamento, vedremo se ce la faranno entro oppure sarà un successivo. Gli scali ferroviari saranno la prossima grande scommessa di Milano, aree veramente che andranno a cambiare completamente l'assetto della città. Direi che le definirei il più grande intervento urbanistico degli ultimi probabilmente 30-40 anni a Milano, perché interessa delle aree molto vaste e molto centrali. Milano ormai ha un tessuto molto consolidato, cioè è difficile immaginare cambiamenti importanti in quartieri che sono fortemente densamente popolati, e ormai più o meno tutta Milano sì, è densamente l'unica popolata. L'unica zona libera, diciamo, è la Porta Nuova. Gli scali ferroviari sono l'unica zona in realtà che è rimasta esclusa da questo sviluppo urbanistico negli ultimi decenni e che adesso invece potrà essere ricompresa in questo sviluppo, per cui abbiamo Porta Romana, per parlare di altri, o Farini, che sono in zone tutto sommato centrali, molto centrali. Farini, tra parentesi, con una immensità, di Farini qualcosa gigantesco, di gigantesco, si estende verso roba fuori. Abbiamo Porta Genova, che è un'area dal valore, dalle potenzialità inestimabili. E abbiamo anche aree un po' più problematiche, per le quali penso a San Cristoforo gli scali possono essere una buona opportunità. Torniamo un po' su Porta Genova. Porta Genova avete appena fatto ad esempio una bellissima come la chiamano? Piazza Tattica, Piazza Tattica. Si chiamano così tecnicamente, giusto? Abbiamo pedonalizzato, in realtà lo era già, abbiamo diciamo fatto rispettare detto la pedonalizzazione del bene piazzale di Porta Genova, un piazzale da cui transitano decine di migliaia di cittadini al giorno, perché abbiamo tutto il passaggio che va verso, in questi giorni probabilmente sono 10 volte tanto per il Design Week, perché è il collegamento verso il quartiere Tortona, Solari, Savona. Abbiamo la metropolitana, uno scalo importantissimo, quello di Porta Genova, e fino a qualche giorno fa sì, e la stazione ovviamente anche lei porta il suo. Fino a qualche giorno fa questi pedoni si trovavano a fare lo slalom tra auto parcheggiate in, diciamo, in parcheggi abbastanza dubbi. Abbiamo realizzato una piazza tattica, quindi un intervento molto leggero, molto poco costoso. Ci sono passato oggi andando verso la metropolitana, già molto abitata quella piazza, e permettimi di dire in una battuta, il concetto è che noi vogliamo affermare è che lo spazio pubblico non è il parcheggio dei più furbi o di chi pensa di saperla più degli altri. Spazio pubblico e pedonale è spazio pubblico e pedonale. Penso di messi dei tavolini anche, ho visto insomma una situazione con delle sedie, insomma una situazione appunto molto interessante per far rivivere appunto una piazza che davvero era una piazza un po' così che ti lasciava senza un'identità, diciamo. Infatti invece la riprende anche grazie comunque infatti a questa stazione comunque che incombe su questa piazza, stazione che proprio poi chiuderà, o meglio non avrà più la sua funzione. La stazione giusto? Più antica di Milano, tra ecco, l'altro. La stazione, l'edificio rimarrà perché è veramente di pregio. Io ho un piccolo sogno nel cassetto, ma lo lascio nel cassetto, che è quello di realizzare lì
tra molti anni, evidentemente, quindi non ci sarò io una sede del municipio, perché oggi siamo in una, diciamo, localizzazione un po' infelice, siamo proprio al confine del municipio, quindi poco raggiungibili dal resto del territorio. Siamo in Legioni Romane, metropolitana di Siamo Piumaticcio, presi al al confine confine con con un il altro municipio municipio. 7, quindi molti cittadini fanno fatica a raggiungerci, lì sarebbe molto più raggiungibile. E comunque sì, è un edificio dal pregio enorme, secondo me anche molto bello, molto diciamo interessante dal punto di vista architettonico, e quindi sicuramente rimarrà e troverà una nuova vita, una nuova Dietro si apre funzione. però un'area di intervento vastissima. Sì, molto vasta, riguarda praticamente di fatto tutta la ferrovia, tutto il sedime Sì, non è neanche infatti uno ferroviario. scalo in realtà quello, è proprio tutta la Tutto, ferrovia. sì, tutto il Fino sedime a... ferroviario fino al casello di San Cristoforo, per chi lo conosce, Ok. diciamo all'altezza della chiesa di San Dove Cristoforo. c'è il Lì, ponte. sì, bravissimo, lì la ferrovia oggi si snoda, c'è uno snodo, diciamo una parte che va verso Romolo, Porta Romolo. Romana, l'altra che oggi prosegue verso Porta Genova. I binari in realtà dopo la curva della ferrovia si interromperanno, e in tutta quell'area troverà vita anche un enorme parco lineare, credo il più lungo d'Europa, se non sbaglio, che avrà ovviamente una serie di attività e sarà a misura, diciamo, di cittadino e di Tra famiglia. parentesi che costeggia il Naviglio per buona parte, Sì, quindi insomma sì. qualcosa davvero Straordinario. straordinario da andarci tutti i giorni, Assolutamente sì, insomma dal già punto di una vista zona ben turistico fatta. sarà un gran Seguendo la volano. ferrovia appunto andando verso fuori, verso Mortara va quella linea, credo, no? Giù Sì, di là, come? Milano-Mortara. Studiato. Arriviamo invece a San Cristoforo, Sì. appunto. Anche lì si dovrà ridimensionare tutto quanto, quindi anche lì che tipo di interventi c'è da Lì aspettarsi? immaginiamo un intervento più di tipo naturalistico, queste sono anche le indicazioni che abbiamo dato come municipio, e il Comune di Milano ha recepito, e quindi l'idea è quella di fare un'area, di diciamo estendere e realizzare un'area verde in un'area che oggi invece è un po' abbandonata, con un verde che deve avere una tematicità, perché ci accorgiamo, sappiamo tutti che a Milano di aree verdi ce ne sono tante, alcune sono troppo uguali alle altre, e laddove non c'è una particolarità non vengono vissute. Quindi l'idea è quella di realizzare un progetto, diciamo, di verde utilizzato, di verde che ha una sua identità. Tra l'altro, domani, se non sbaglio, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del vincitore del Ah, progetto di San perfetto. Cristoforo, quindi sapremo qualcosa Domani in più. sapremo qualcosa in più. In compenso io ho saputo qualcosa in più questa sera, che non me ne vogliono chi ci abita, non so se neanche se esistano numeri civici, ma ho scoperto che esiste una piazza delle milizie, Sì, Piazzale delle piazza delle Milizie. milizie, non sapevo veramente dell'esistenza. Chiedo perdono a chi ci ha, ci sono dei numeri civici. Ti direi di no. Ah, vedi, ok, quindi per fortuna non l'ho fatto No. torto a nessun cittadino, che però in realtà diventerà finalmente forse una piazza. Sì. Tornerà meglio a essere una piazza. Lo diventerà in vari step. In realtà noi Ok. ci stiamo già lavorando su tutta quell'area. Guarda, Definiamo qual è, fammi fammi faccia capire partire un un attimino, po' ma ecco, più da perfetto, fuori. presenza, Noi grazie. avevamo tutta un'area, che è quella dell'Alzaia Naviglio Pavese, che si estende poi attraverso via San Cristoforo, via Pesto, e arriva dove oggi c'è la ricicleria. Ci piacerebbe restituire ai cittadini, soprattutto ai tanti ciclisti, pedoni che passano da lì, un'area un pochettino più bella di come non sia oggi. E quindi l'idea è quella di partire da una riqualificazione di quartiere, non solo della piazza. E i primi interventi sono già in realtà in fase di realizzazione. Con l'assessorato all'urbanistica, con Pierfrancesco Maran, abbiamo per esempio sottratto al degrado il casello ferroviario di via San Cristoforo, che era un'area abbandonata da circa 10 anni, che si era riempita di rifiuti, era a volte preda di occupazioni abusive. E oggi abbiamo sistemato, grazie anche all'accordo con Ferrovie dello Stato, e faremo un bando per l'assegnazione, quindi diventerà una nuova centralità di quartiere, un luogo aggregativo in cui si potranno fare una serie di attività. E quello è un primo intervento. Stiamo portando avanti un progetto di riqualificazione artistica di tutta la via San Cristoforo, a partire praticamente dal casello e arrivare fino al MUDEC, quindi al Museo delle Culture in via Tortona. Bellissimo progetto che ci è stato presentato tra l'altro dalla famiglia dell'artista Crepax, famosissimo. E quindi l'idea è quella di realizzare un intervento di arte urbana tematico su questo grande artista e sul suo personaggio principale, Valentina, che ha fatto un po' anche lei la storia di Milano. E poi in realtà poi l'obiettivo è quello di entrare proprio nel vivo, andare sulla parte un pochettino più impegnativa, e quindi ricicleria, ed è uno dei temi che affronteremo.
E l'altro tema è proprio quello di riconnessione dell'intero piazzale. Ci crede un po' che se ne parla appunto di forse L'idea è quella spostarla. di spostarla, oggi è un po' più di un'idea perché c'è già il progetto di realizzazione di una nuova Dove ricicleria in area vicino Balsamo Crivelli, diciamo siamo nell'area del andrebbe? Ronchetto, Ok. e in un'area che in realtà anche quella sarà oggetto di un forte sviluppo. Guarda, se mi chiami a parlare dei progetti del Municipio 6 Ce potremmo ne stare qui sono. fino a domani, Ma è ma interessante vedere come appunto un municipio dove ero vivo e che ne succedono sta vivendo proprio una tantissime. E noi ne trasformazione. facciamo anche parecchie, sì, è una grande Beh, meno trasformazione. male, insomma, è anche stimolante quello essere Assolutamente presente in un sì, municipio così. è bellissima, bellissima esperienza. Quindi l'idea è appunto quella di realizzare questo grande piazzale e riconnettere il tutto. La ricicleria si sposta per fare spazio a un edificio di grande pregio, c'è un progetto firmato Stefano Boeri, quindi archistar di fama mondiale, che vuole realizzare un piccolo bosco verticale nel piazzale delle Milizie e quindi rientra nella tematicità del verde. Con delle aperture anche delle segnalazioni che i cittadini ci stanno facendo, una bellissima idea che è venuta fuori nell'interlocuzione con i cittadini è quella di realizzare una ricicleria di quartiere, quindi un luogo in cui poter portare gli elettrodomestici usati, piuttosto che l'olio esausto, le pile, le batterie, insomma tutti questi elementi di difficile smaltimento. Preservando però il tema della ricicleria che per noi è fondamentale, lo spostiamo solo di un paio di chilometri più in fuori. Perché lo spostiamo? Non perché non ci piace avere le riciclerie, come qualcuno malignamente dice, nell'area centrale, ci piace averle solo in periferia, ma perché quell'area è molto sacrificata. Oggi spesso la ricicleria deve chiudere Infatti è proprio, temporaneamente per il cambio come dei dire, proprio cassoni. scomodo a volte lì, E cioè allora, proprio. viabilisticamente parlando, è molto Infatti, infelice perché è cioè. inserito tra il naviglio, la ferrovia, questa Una via di vietta a senso senso unico, stretta, unico. un po' complicata. E l'area che ospita la ricicleria è molto piccola. E quindi, per esempio, nelle nuove concezioni, le ricicleria hanno un centro di riuso annesso che Ah. servono per prevenire addirittura il riciclaggio e quindi Ok. rimettere un bene, Sì, sì, una sì, 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 sì. merce nel mercato così com'è. Lì non c'è la possibilità di farlo. In realtà anche come ricicleria funziona perché gli operatori sono straordinari. Io tra l'altro sto facendo un trasloco in questi giorni, quindi sono il primo fruitore della ricicleria tra cartoni e imballi vari. Però molto spesso dicevo deve chiudere un quarto d'ora, 20 minuti quando il cassone si riempie perché non c'è fisicamente lo Fisicamente spazio lo di spazio di manovra, manovra, quindi sopra, non è sì. molto sicuro, ecco. Quindi non è un discorso di decoro, è un discorso di spostare chissà dove, spostare dove c'è uno spazio più E entrambe le consono cose, e da un anche. lato sfruttiamo il potenziale di una piazza che Beh, diventerà sì. centrale sul nuovo scalo ferroviario che va da Porta Genova a San Cristoforo. Diciamo che se la immaginassimo oggi. Se immaginassimo oggi cosa ci facciamo lì, l'ultima cosa Stonerebbe che quella. farei è la ricicleria. Ciclovia. E dall'altro lato, diciamo che anche il tema di sviluppare Migliorarla. meglio questo servizio qualche chilometro più in là. Stupenda. Diceva appunto che è comunque una bella esperienza quella di fare il presidente del municipio, soprattutto appunto un municipio come questo che continua evoluzione. È la prima volta per È la prima te esperienza di esperienza amministrativa. amministrativa. Come sta andando? Cosa ti aspettavi? Cosa ti sei trovato a fare invece? Allora, la prima esperienza amministrativa secondo me ha uno svantaggio e un vantaggio. Lo svantaggio è quello che devo ammettere, i primi 2 o 3 mesi devi capire esattamente dove ti Cioè, chi trovi, me l'ha fatto fare in 3 mesi, chi te quante l'ha volte l'hai fatto fare, detto? dove ti trovi e diciamo ti trovi di fronte il muro, tra virgolette, della burocrazia che ti fa capire che alcune cose che tu vorresti fare in positivo non le puoi fare o le puoi fare in un certo modo ma non in un altro. Quindi quello è il primo aspetto. Un po' di svantaggio. Il vantaggio è quello che accetti meno il muro della burocrazia, per esempio. Quindi alcune cose che ti sembra che per buon senso vadano fatte, le porti avanti in maniera molto testarda, molto spesso ci riesci perché non ti fermi al primo no. E quindi trovi le strade per poterle Saranno fare molto e contenti gli ci. uffici del Municipio 6, sapere che insomma. Allora, devo dire che loro sono. No, adesso io in questa esperienza, tra le varie cose, il bagaglio che mi porto a casa, siamo ancora a metà mandato, ma una delle cose che mi porterò a casa è che non è vero quello che si racconta sui dipendenti pubblici, perché ho trovato persone dediche al sacrificio e straordinarie. Devo dire che ogni tanto ci maledicono un po' perché noi poi siamo un municipio che produce tante cose nuove, cioè quindi la prima risposta che ci danno magari non è Non non si va può mai fare ma bene. non è mai stato fatto e quindi vabbè, noi, per noi è E non vi ha maggior un ragione. motivo in più per farlo. Per esempio adesso il progetto che ti stavo raccontando della riqualificazione artistica Sì? a tema Valentina di Crepax lungo il Naviglio lo faremo.
grazie a una donazione di un'opera messa all'asta. Quindi di fatto utilizzeremo anche una risorsa che deriva dalla beneficenza, e la risposta che ci hanno dato il municipio quando abbiamo dato queste idee non si è mai stato fatto. Poi abbiamo trovato un modo per farlo e lo faremo. Sono stimolante anche per chi lavora magari appunto con voi, che finalmente trova un altro modo di... Devo dire che si divertono molto, lavorano moltissimo e quindi... So che abbiamo la vostra collaboratrice che sapete, abita qui vicinissimo ai nostri studi, penso. Se non mi come si chiama, ma so che ci siamo incontrati più volte e infatti mi fa sempre complimenti per quello che fate, quindi insomma sono ben contento. Bene. Quindi insomma un'esperienza positiva, siete al metà, praticamente avete appena superato il giro di boa. Che cosa il presidente voleva fare e non è riuscito ancora a fare però? Ah beh, ce ne sono tante, 2 anni e mezzo sono tanti, ma sono anche pochi per alcuni progetti. Ne abbiamo fatte tante, alcune le abbiamo messe in cantiere e non le abbiamo ancora portate a termine, alcune le abbiamo messe nel mirino ma stiamo cercando, sbattendo la testa, di farle. Te ne cito alcune. Una cosa che vorrei assolutamente fare entro il fine mandato è portare una punto anagrafe in Barona. È una cosa che il quartiere ci chiede tantissimo, è una promessa che ho preso in campagna elettorale e ci tengo quindi a rispettarla, ma ne avrei veramente ancora tante. Una cosa che abbiamo avviato e che deve venire bene e su cui ci dobbiamo impegnare molto, per esempio, è la riqualificazione di Via Gola, che è un'area critica, critica da molto. Riqualificazione completa della via. Diciamo che lì il tema è complesso, nel senso che il problema nasce dalle case popolari, che però sono della regione Lombardia, quindi noi come comune e come municipio non abbiamo possibilità di intervenire, ma abbiamo pensato che è facile come risposta, della risposta precostituita non tocca a noi, non possiamo farlo, però non è utile. Quindi l'impressione che io ho, il nostro pensiero come municipio è che ciascuna amministrazione deve cominciare a fare quello che può fare, non dire quello che dovrebbero fare gli altri, per cui a noi compete lo spazio pubblico e partiamo riqualificando lo spazio pubblico. Faremo una via molto bella, urbanisticamente parlando, sullo stile di Via Casale, quindi via Corsico, quindi una via di pregio con pavimentazione in pietra, dehors per i negozianti, e l'idea è quella di stimolare una frequentazione della via diversa da oggi, perché di passaggio ce n'è tanto, in orario diurno positivo, in orario serale molto negativo, è una piazza di spaccio molto importante in termini negativi quella di Via Gola, quindi l'idea è che quella via abbia una vita diversa, migliore di giorno, ma sicuramente migliore anche di sera. E invece cosa è riuscito a fare di cui va proprio orgoglioso fino adesso? Allora, non mi piace darmi le pacche sulle spalle, quindi... Cosa avete fatto come, diciamo, come che municipio? Di cui proprio orgoglioso, dice, insomma, sono proprio contento che il mio municipio è riuscito a fare questo. Tanti interventi diffusi, su cui c'erano richieste da tanto tempo. Guarda, te ne citerei di piccoli e di grandi, sì, perché poi a volte anche gli interventi piccoli, se sono molto attesi da cittadinanza, hanno un buon riscontro. Per esempio abbiamo avviato la riqualificazione di Largo Balestra, che era un'area, siamo in area Giambellino anche lì, che era oggetto di spaccio in orario serale, molto spesso risse, problemi di sicurezza. Siamo intervenuti da un lato sul tema del decoro, abbiamo favorito insieme ad altri soggetti, Fondazione Pini, Ortica Noodles, una riqualificazione di una palazzina che ospita un murale straordinario, bellissimo, ti suggerisco di andare a vederlo perché è molto bello, e abbiamo recintato l'area. Adesso seguiranno altri interventi, alcuni anche concordati con la cittadinanza attraverso il bilancio partecipativo, per cui daremo nuova vita a questo intervento. Dopodiché, passaggio pedonale in via Gonin, che so che è piccolo, ma diciamo un tema che era molto sentito da quel quartiere, di riconnessione di due parti della via che facevano fatica a parlarsi e generavano dei problemi anche di sicurezza di altro tipo, pedonale, persone che scavalcavano le balaustre, rischiavano di farsi del male. Abbiamo fatto un intervento, stiamo realizzando in queste settimane un intervento che lo sistema. Abbattimento di scuola di San Paolino, il quartiere Sant'Ambrogio I, un tema che era diventato un problema di sicurezza importante, oggi parte l'abbattimento a brevissimo, nell'arco di un paio di settimane, e sistemiamo anche quel problema lì. Piuttosto che il casello ferroviario di San Cristoforo, di cui ti ho parlato prima, o linee di superficie, la 71 in Barona, che era un punto molto critico. Diciamo, mobilità, tante cose molto, molto diffuse.
Insomma, appunto, tante appunto le cose che state facendo. Come sta andando appunto fuori salone? Insomma, siete lì in questi giorni, la zona Tortona, la zona Savona, è importante come sta andando. Sta andando bene, tantissima affluenza, il che vuol dire tantissimo indotto in termini di lavoro, ragazzi che lavorano, diciamo, per cui in queste settimane molto, molto bene, locali, piuttosto che anche nel settore, diciamo, un po' ricettivo, alberghiero, vediamo un aumento importante. E in generale la settimana della moda, il fatto che Tortona abbia avuto in questi anni, abbia acquisito in questi anni questa identità, ha riqualificato moltissimo quelle case. Oggi un immobile in via Tortona vale probabilmente il doppio di quanto non valeva 10 anni fa. Come sempre, in una città quando succede qualcosa ci sono aspetti negativi e aspetti positivi. Direi che la Design Week ha più aspetti positivi che negativi, qualche criticità ovviamente sul tema della mobilità, eccetera, eccetera. Su questo siamo intervenuti insieme al comune facendo l'isola, diciamo, di traffico limitato in queste settimane, sulle residenti transitano in auto e quindi diamo un po' di respiro a chi abita lì. Cioè, i municipi appunto sono nati da poco, i Sì. municipi ricalcano in realtà le circoscrizioni, nato una volta invece ha 20 circoscrizioni Milano, insomma una Milano antica, però una cosa se le ha sempre caratterizzate, regolamenti che entrano o non entrano a far parte poi dell'utilizzo, che poi comunque poteri che insomma, quali sono secondo lei Presidente i poteri o le deleghe, non so, decidere come chiamarle, che proprio mancano ai municipi. Allora, io su questo forse ho una posizione un po' meno critica di alcuni colleghi che sono venuti qui, nel senso che penso che i cambi, le modifiche all'assetto istituzionale non possano essere una partita di poker, non possono essere un azzardo, ma devono essere qualcosa che viene fatto in maniera graduale. Quindi io penso sia corretto e giusto che il percorso dei municipi sia un percorso in evoluzione. Quindi siamo partiti da poco. Siamo partiti con poco, credo sia giusto così, credo sia giusto andare in un percorso di sempre maggiore autonomia, acquisendo però anche man mano le competenze noi, perché ci troviamo a fare cose sempre più complicate ed è giusto che ci diamo il tempo di impararle prima di farle, perché se facciamo male la ricaduta è sui cittadini, non è su di noi. Quindi, in generale penso che il percorso sia avviato e sia un percorso in evoluzione. Cosa ci vuole? Cosa possono fare i municipi? Cosa dovrebbero fare i municipi? Il mio punto di vista è che i municipi non debbano avere bulimia di potere o di autonomia, ma debbano concentrarsi sulle cose che è meglio fare a livello territoriale, con la conoscenza territoriale, e lasciare perdere invece tutte le cose che è meglio fare e ci sono a livello centrale. Faccio alcuni esempi. Polizia locale, questo deve essere un tema che molti municipi di centrodestra chiedono, su cui chiedono di avere autonomia, l'idea mi trova contrario, perché la polizia locale conta oggi circa 3.000 uomini, divisi su turni, con le ferie, con le ristrettezze di personale, ed è giusto che ci sia, dal mio punto di vista, una regia cittadina, perché la polizia locale possa essere concentrata laddove c'è più bisogno. Se io avessi i miei, il municipio 7 i suoi, il municipio 5 i suoi, magari nel momento in cui c'è una criticità nel municipio 6 non ci sono abbastanza pattuglie per un intervento efficiente e rapido. Quindi, per esempio, il tema della sicurezza secondo me è giusto che stia in mano al comune centrale. Sono i temi di cura e di attenzione specifica alle situazioni di territorio che invece devono essere sempre più cedute ai municipi. Faccio alcuni esempi che possono sembrare banali, ma io credo non lo siano. La manutenzione delle strade, soprattutto quando si tratta di arterie di mobilità locale, non ha senso che sia in capo al comune centrale, perché io dalle strade del mio municipio ci passo qualche volta in più rispetto a chiunque abbia incarichi, ma per ovvi Ma noi sempre motivi, perché ci diciamo, vivo, ci diciamo, sto, ci spesso lavoro, c'ho diciamo, gli niente contrario, non amici. so, con il povero Granelli, mi viene da dire che, so, ad esempio, la difficoltà oggettiva del No, poter tenere sotto non lo controllo invidio tutta una. Ma molto. infatti non li invidio per niente, Milano insomma. ha, se non sbaglio, 4.000 km di strade. Sfido chiunque a conoscere col fiore Conoscere i segno fatti, 4.000 km di cioè. strade. Il municipio 6 ne avrà probabilmente un decimo, quindi circa 400, è forse già una dimensione in cui il governo locale può avere una Locale. maggiore attenzione, una maggiore conoscenza e anche una maggiore, diciamo, pressione, ma in senso positivo, sugli uffici che poi operativamente devono pensare alla manutenzione e alle modifiche. Quindi, per esempio, mobilità locale, per esempio, tutti quei servizi che hanno un interesse di territorio, i centri anziani,
non ha molto senso che siano in capo al comune centrale perché accolgono un'utenza di territorio e quindi lavorando con i municipi si potrebbero sviluppare molte più iniziative per creare comunità locale, che è quello che serve in questi casi. E diciamo tutti questi temi che hanno una maggiore, che necessitano di una maggiore cura specifica e attenzione quotidiana, penso che debbano andare ai municipi. Perfetto, allora siamo in chiusura praticamente. Due parole veloci invece su, visto che parlava anche di anziani, parlava di. Non abbiamo toccato il tema sanità, ma è importante perché insomma, San Carlo, San Paolo, questo binomio che va a trasferirsi, sì, sempre nella vostra zona effettivamente, però insomma, la chiusura di San Paolo è un tema abbastanza caldo. Molto caldo. Ipotesi iniziale di spostare, di diciamo realizzazione di questo nuovo polo ospedaliero, le ipotesi iniziali erano due: una ricadeva nella nostra zona, una non ricadeva nella nostra zona, e da quel punto di vista noi abbiamo ovviamente difeso il fatto che il nuovo polo ospedaliero, non per ragioni diciamo di campanilismo, ma perché di fatto si trovava tra il San Paolo, noi siamo in mezzo tra il San Paolo e San Carlo, quindi era giusto che stesse in mezzo il nuovo polo ospedaliero, e quindi abbiamo indicato come possibile area per ospitare il nuovo polo ospedaliero quella del Ronchetto, per mille motivi, viabilisticamente parlando molto idonea, ci arriverà la metropolitana, ci arriva la ferrovia e collega bene i due, diciamo i due, le due parti del Naviglio, quindi aveva una serie di caratteristiche idonee. Non vuol dire che siamo d'accordo con la chiusura degli ospedali, e anzi siamo contrari alla chiusura dell'ospedale San Paolo nello specifico. Pensiamo che l'ospedale San Paolo possa essere ammodernato, possa essere ridimensionato, ma deve rimanere come presidio sanitario e presidio dal nostro punto di vista anche di primo soccorso lì dov'è, perché raccoglie tutta un'utenza che non sarebbe vicino al nuovo polo ospedaliero, per cui è importante che rimanga. Ecco, l'assessore Gallera ieri ha rassicurato, ma ha parlato solo di San Carlo però. Sì, diciamo che non voglio entrare in polemica, forse la vicinanza politica a volte conta un po' troppo rispetto alla vicinanza istituzionale, che invece è doverosa anche laddove la vicinanza politica non c'è. Quindi noi municipio stiamo ragionando di fare una delibera, una proposta, una richiesta per essere garantiti anche sull'ospedale San Paolo, perché rimanga, perché abbia, diciamo, risponda all'80% delle esigenze di cui oggi si fa carico. Va bene spostare la degenza, quindi il posto letto, va bene che stia di là, le cure, diciamo i laboratori un pochettino più sofisticati, va bene che siano di là, ma l'80% del bisogno deve continuare a essere gestito laddove si genera. Va bene, Presidente, siamo arrivati noi in chiusura, grazie mille davvero per essere qui con noi questa sera, complimenti per il lavoro che state facendo, poi insomma la vedo proprio divertito dal lavoro che fa. Appassionato tanto, cioè, la vedo proprio contento di questa scelta. Quando mi chiedono com'è fare il Presidente del Municipio, rispondo: è il lavoro più bello del mondo, lo penso veramente. Va bene, sono contento, finalmente, perché insomma devo dire che alcuni sono quelli che sono venuti qua con queste facce lunghe, un po' così, a dire che non c'erano i poteri, a piangere un po', insomma, voglio fare demagogia, ma chi diciamo che ci sono motivi ben più seri per avere la faccia lunga. Essere presidente di municipio non mi sembra la sfiga più grossa possa capitare. No. Ci sono problemi veri più seri di questo. Insomma, ringraziamo davvero Sandro Minniti, presidente del municipio 6. Grazie mille, grazie davvero. A voi. Grazie. Buon lavoro e buon lavoro a tutta la giunta, insomma, a tutti gli assessori che ha con lei. Grazie mille, noi ci rivediamo venerdì, con un'altra puntata sempre di Good Night Milano, ancora speciale municipio, e parleremo del municipio 4. Quindi insomma, vi diamo appuntamento a venerdì con il municipio 4. Grazie mille, arrivederci, a presto. Buona serata.